Siamo nel dopopartita di Caldari-Casoli con Valdo Lerza, il tecnico della formazione capolista di questo girone. Era sicuramente una delle trasferte più insidiose e dopo questo 1-1 finale c'è da tirare un sospiro di sollievo, anche se mister, se mi permette, da rilevare in questo secondo tempo l'assenza di una spalla ideale per Bucco, che si è dannato per tutta la ripresa non avendo un collaboratore adatto a supportarlo. Ma forse l'osservazione che fa lei è giusta, però io, per quanto mi riguarda, penso che tutti quanti quelli che sono scesi in campo oggi, che hanno giocato per la mia squadra, hanno giocato tutti quanti bene, quindi non mi sento di dire questo. Certo che un giocatore come Tricca, che si sa è una punta di ottimo livello, che fa sempre gol abbastanza facilmente, è chiaro che ci viene a mancare dopo 5 minuti, è chiaro che per la squadra un attimo c'è stato qualche problema, però devo dire che la squadra ha giocato molto bene. Approfitto per fare gli elogi e i complimenti ai miei ragazzi, che ancora una volta hanno tirato fuori l'umiltà, la grinta, la voglia di fare il risultato, che sono poi le armi che fino adesso ci hanno permesso di fare tanti punti. Secondo lei è la volta buona quest'anno che il Casoli possa salire di categoria, oppure c'è ancora da tenere d'occhio le avversarie? Ma adesso questo è un discorso che sinceramente non so come prenderlo, perché se dovessi dire realmente quello che penso, forse potrei così un attimo contraddire quello che sono stati fino adesso tutti i discorsi sono stati fatti intorno al Casoli. Io quando sono venuto a Casoli è stato fatto un discorso con la società un po' più a lungo andare, cioè di fare un anno così, di un buon campionato, di mettere le basi per una buona squadra e provare il prossimo anno a fare un campionato di vertice. Diciamo che per il momento siamo in anticipo con quelli che sono stati i nostri programmi e quindi certo stiamo primi, cercheremo di restarci il più a lungo possibile, però mi preme sottolineare che ci sono delle squadre in questo campionato che hanno un organico sicuramente superiore a quello nostro, senza nulla levare naturalmente ai miei ragazzi che stanno facendo un campionato eccezionale. Ecco, per concludere vogliamo commentare la prestazione dell'avversario odierno, di questo Caldari, che dopo l'avvento del mister Reati sembra si stia riprendendo. Sì, il Caldari oggi ha fatto un'ottima partita, mi ha fatto un'ottima impressione, sinceramente il pareggio per noi è un risultato buono, visto appunto che di fronte avevamo una squadra molto valida come quella del Caldari, e sono sicuro che se continuerà a giocare così non avrà problemi per salvarsi. D'altronde Reati è un bravo tecnico, io lo conosco, e la cosa non mi sorprende, il Caldari sicuramente si salverà senza problemi. E oggi io temevo in modo particolare questa partita, tra l'altro abbiamo molte assenze perché l'influenza sta cominciando a mietere le prime vittime, più qualche infortunio, avevamo dicendo squalificato, e quindi tutto questo naturalmente un po' ci preoccupava. Alla fine però devo dire di nuovo che la mia squadra si è comportata molto bene. Dall'altra parte abbiamo Danilo Reati, che è subentrato al mister Maccione in corso di campionato con il Caldari nel difficile tentativo, ma non impossibile, di portare questo Caldari ancora a una salvezza. Ce la farà? Certamente, se continuiamo a giocare come abbiamo fatto oggi, sicuramente sì. La squadra veramente oggi ha disputato una buonissima prestazione, ha dominato la capolista Casoli in lungo e in largo. Noi abbiamo fatto la partita, abbiamo avuto molte occasioni per segnare, purtroppo molte volte siamo stati imprecisi e quando avevamo raddoppiato e quindi avevamo chiuso la partita mettendola sul binario giusto, sul 2-0, purtroppo oggi una decisione, io non mi permetto mai di giudicare gli arbitri, ma oggi c'è stato veramente annullato un gol secondo me regolarissimo, insomma, che però purtroppo il calcio è anche questo. Oggi abbiamo fatto una buonissima prestazione, abbiamo dominato la capolista, però stiamo qui e abbiamo preso soltanto un punto, insomma. Ecco, questa capolista, questo caso, li merita di occupare le posizioni di vertice? Oggi ha giocato secondo me una partita non all'altezza forse delle sue reali possibilità. O può darsi che siamo stati bravi anche noi, che veramente durante la sosta abbiamo lavorato tantissimo e quindi oggi stavamo veramente in forma e abbiamo disputato un buon incontro. Però io penso che il Casoli non possa essere quello che abbiamo visto oggi. Penso che sicuramente il Casoli è una buona squadra. Oggi avrà avuto la sua giornata negativa, che capita a tutti durante un campionato, però è stato oggi un tantino fortunato. E per vincere i campionati io penso che ci vuole anche un pizzico di fortuna. E la lotta per la salvezza, per finire, quali sono le vostre principali avversarie? Ma io penso che il Fara San Martino, il Val di Sangro, il Catignano, poi il Chietiscalo, non so se mi è sfuggito qualcun altro, mi sembra
Val di Sangro l'ho detto, insomma, mi sembra queste le candidate a lottare per non retrocedere. Poi ci sono squadre come il San Salvo che erano ben accreditate all'inizio, però non si trovano in posizione di classifica abbastanza favorevole. Secondo me devono stare attenti anche queste squadre, perché con il campionato a 3 punti non si può perdere la concentrazione, altrimenti è facile ritrovarsi al fondo della classifica. Con Giuseppe Santoni, dirigente del Caldari, parliamo di un annoso problema per chi pratica sport a Ortona: la cronica carenza di strutture sportive. Abbiamo visto anche oggi a Caldari un terreno di gioco davvero pessimo, ma in queste ultime settimane si è sviluppata una polemica circa l'utilizzazione del terreno di gioco ristrutturato cittadino, quello dell'Ortona. Ci vuole spiegare meglio nei dettagli di cosa si tratta, signor Santoni? Noi abbiamo fatto la richiesta per disputare le partite interne sul campo sportivo di Ortona, già che il nostro campo è occupato quasi tutte le domeniche. Infatti, quando giochiamo noi, purtroppo la mattina vengono disputate 2 partite di campionati minori e abbiamo il terreno di gioco purtroppo che non ci consente di ben ospitare anche le squadre per vedere un bel gioco, eccetera eccetera. Noi abbiamo fatto questa richiesta, ma non perché vorremmo giocare a campo sportivo di Ortona, semplicemente vorremmo che prima che giochiamo noi le partite di campionato nessuna squadra venga a giocare, appunto perché questo terreno di gioco purtroppo nella stagione invernale è soggetta, diciamo così, a una pressione, a troppa pressione, insomma. Quindi chiediamo all'amministrazione comunale perché le partite della primavera 81 almeno vengono disputate quando noi andiamo in trasferta, insomma.